amici miei, e il duo dei mangiatori seriali fiorentini è arrivato anche a Napoli e siamo qui per fare cosa esattamente? Io sono un ragazzo timidissimo, non me la sento, vuoi dirlo te? Di recente è uscita la classifica delle top 50 pizze in Italia e si dà il caso che le prime tre siano esattamente qui a Napoli. Perciò oggi le andiamo a scoprire tutte insieme e vedere magari qual è la migliore, se la classifica magari potrebbe essere diversa, e sono super mega emozionato perché sono tutte pizze eccellenti. L'eccellenza dell'eccellenza è questa. Hai detto tutto, noi che dobbiamo fare? Sarà pure un duro lavoro, ma qualcuno dovrà farlo. Iniziamo. Boh, sei preciso proprio. Prima pizzeria. Ci troviamo a Caserta, un po' fuori Napoli, e secondo me già si sa dove si vuole andare a parare. Secondo me si sa. I Masanielli di Francesco Martucci sono stati classificati come primi al mondo. Questa qui è la seconda volta che ci vengo, mentre per Lorenzo è la prima. Posso dire di non aver mai mangiato pizza ufficialmente. Perciò andiamo verso il taste test di questa prima margherita da top 3 pizza mondiale. Eccoci qua, che bello riessere qui, tanti bei sapori ci sono legati. L'ultima volta sono venuto, ho mangiato tutto il menù degustazione, ma non ho preso la margherita, perciò questa è anche la mia prima volta. La margherita però vediamo quanto costa. 6 euro. 6 euro, onesto. Super onesto, sì, 6 sì, euro. Sì. Siamo nel tavolo 13, esattamente di fronte al luogo dove avvengono le magie. Finalmente, la margherita, l'eleganza, la semplicità, ma la bontà pura. Io ho una fame assurda. No, io... Dietro ogni angolo c'è sempre una pizzeria nelle città, questa è la migliore. Andiamo all'assaggio, dai. Ma non pesa niente. È leggerissimo, è vero. Cioè, il cornicione non esiste, è completamente squartato. Gli dici di parlare meno, c'è una fame, non si muove. Buon appetito. Buon appetito a tutti. Una nuvola, a parte un sapore, ma è leggerissimo. Sente il pomodoro, la delicatezza della mozzarella, poi arriva il basilico che dà proprio quella ripulita in bocca. Guardate l'impasto sotto com'è bello dorato. Penso che potrei mangiarne benissimo tre di queste margherite io. Fatta da Francesco in persona, tra l'altro, con le sue mani. Si vede che questa qui è la prima pizza del mondo perché l'impasto è molto particolare, infatti è croccante all'esterno, il cornicione è bello croccante, ma allo stesso tempo elastico. E poi una peculiarità che non ho mai ritrovato in altre pizze a giro per il mondo è la chef life. Costa da 5 minuti, proprio da Vermont, se direi ancora... Ah, ok. Ok, quindi la chef life è studiata tanto. Ci ha detto Francesco Martucci in persona che nonostante la pizza stia, diciamo, del tempo, quindi si raffredda, passa del tempo prima di mangiarla, lei non perde la sua consistenza, le sue qualità, è veramente pazzesca. Siamo partiti con il botto. È leggendario. Cioè, poi anche l'impasto è buono, saporito. Dopo 30 minuti quasi, il cornicione non è gommoso, ma è ancora crunch. È la pizza a prova di youtuber questa. Si deve fare foto, parlare, lei vive. Ti va? Dai. Complessivamente, io, allora, visto che sono un crostino, punto negativo da trovare questa pizza. L'ho trovato. È stata dura, eh. Al primo morso che ho dato proprio... Mi è venuto via tutto il condimento con la mozzarella. Io avrei preferito la mozzarella un po' più sciolta. Comunque, io sono emozionatissimo. Perché voglio mettere un po' di pepe al video, però tanta roba. Alle stelle. Verso la prossima adesso. Seconda pizzeria da provare della top 3 50 pizzerie del mondo. Questa qui è la terza classificata in Italia della top 50. E sto parlando di Diego Vitagliano. Abbiamo sentito alcuni pareri di alcuni napoletani e secondo alcuni questa è la migliore, altri Masanielli, perciò vediamo un po' come se la gioca. Sarà dura. Diego Vitagliano, terzo nella classifica top 50 Italia e
quinto nella top 50 al mondo. Location anche qui eccellente, personale altrettanto, però noi vogliamo mangiare, vogliamo assaggiare la pizza. Passato di San Marzano, fior di latte da Gerola, grana padano, basilico napoletano, olio frantoio, muraglia. Qualora avesse bisogno di presentazione, questa è la nostra margherita. Io mi sono rimasto senza parole quando Lorenzo ha alzato la pizza e l'impasto è un foglio di carta nella base. Aspetto leggermente differente a quella di Martucci, qui mi sa di un aspetto più casereccio, non so se è dovuto al tagliere il legno. Vediamo un po' il sapore cosa ci racconta. Si sente, eh? Che è diversa. Puntina di pomodoro più forte, leggermente più a sprognolo, l'impasto anche qui leggerissimo, però c'è un feeling differente nella base anche, è abbastanza differente a quello dei Martucci. Questo qui ha un impasto secondo me più tendente magari alla classica pizza napoletana, quella verace, un impasto leggero, molto scioglievole, però che si lega molto alla tradizione. Il ragazzo è lento. Devo elaborare, devo aspettare lo stesso tempo che ho aspettato per la pizza di Martucci prima di finirla, perché secondo me la differenza si nota appunto nell'impasto. Partiamo dal presupposto che è difficilissimo fare paragoni e effettivamente a livello proprio di impasto si nota, detta proprio terra terra, tiene di più quella di Francesco magari rispetto a questa. Secondo me vince su quello. Capisco perché adesso, cioè, uno dice vabbè, la pizza migliore, come fai a dire che la pizza migliore va provata? Cioè, e quella è innovativa nonostante magari abbiamo provato una margherita. Poi ci manca ancora una terza. Ci manca la terza. Che è la seconda classificata. Dai, la terza adesso. E come terza pizzeria da provare, che sta seconda nella top 50 Italia, 50 Calò. Ci troviamo in Piazza Nazzaro, 50 Calò, qui la margherita costa 6,50 euro, quindi meno di Vitaliano che costa 7, però leggermente di più di Martucci. Martucci è il più economico, che è il primo posto, poi 50 Calò al secondo, come la classifica proprio, primo, secondo e terzo, però in ordine di prezzo crescente. Pizza di 50 Calò ha un aspetto molto tradizionale questo. Siamo passati a Martucci con una pizza contemporanea, molto innovativa, a Vitaliano con una pizza leggermente più contemporanea, tradizionale, e poi questa qui ha proprio un aspetto verace, con sopra olio a crudo, basilico e poi parmigiano in chiusura. Cornicione anche qui all'esterno croccante, morbido, soffice, pizza molto fina, però che tiene tutto, perciò la struttura è buona. Buon appetito a tutti. Pomodoro molto delicato, si sente molto la puntina di parmigiano, impasto veramente fino, leggerissimo, non lo senti neanche quando lo metti in bocca. Abbiamo aspettato circa 5-7 minuti e già la mozzarella un po' rappresa anche l'impasto, poi gli ingredienti con l'olio a crudo veramente spettacolare, ti di seta. Si sente la differenza di impasto tra le altre due che abbiamo provato. Molto buona. Allora, come dicevi te, la mozzarella già ha perso un attimino, forse anche se abbiamo aspettato pochi minuti, nemmeno una decina di minuti, ha reagito diversamente rispetto alle altre due pizzerie. Meno cremosa, sì, si è già un po' rappresa troppo. Pomodoro buono, ma con meno personalità forse rispetto anche a quella di Francesco che abbiamo assaggiato, quella di Francesco Martucci. La cosa molto interessante è il fatto che nella top 350, ai primi tre posti, si trovano delle pizze, diciamo, molto differenti fra di loro, anche per lo stile della pizza in sé. Non è una cosa ripetitiva, monotona, che mettono magari tutte pizze contemporanee nella top 3 e poi dopo quelle un po' più tradizionali. Questo è molto interessante. Questa pizza ha la caratteristica di avere la spinta iniziale data dall'olio extravergine d'oliva messo a fine cottura e della punta di parmigiano, che apprezzo veramente tanto. Ti riporta proprio nelle vie di Napoli, nei quartieri spagnoli di Napoli, ti fa sentire.
Ah, guarda con che vista ti si dice che è concluso il video delle top 3 pizzerie d'Italia, che secondo me poi del mondo. Ma che ci fai? Questo qui è stato il video delle top 3 pizzerie d'Italia, però alla fine l'Italia si sa. Cioè, non si può allargare al mondo questo video, quindi secondo me sono anche le 3 migliori pizzerie del mondo. Secondo me se la giocano di più Diego Vitagliano e 50 Calò. Martucci è veramente un altro campionato. Sì. È eccezionale tutto. La cosa che mi ha colpito di Francesco Martucci è che comunque il fatto che lui, anche se ha raggiunto questi traguardi importanti, lui è lì che lavora in pizzeria, è disponibile, gentilissimo, viene al tavolo, parla. Sì, sì. Secondo me la pizzeria di Francesco Martucci è una delle poche pizzerie che risponde alla domanda perché dovrei mangiare la tua pizza? Cioè, alla fine ci sono tantissime pizzerie a giro per l'Italia, per il mondo, e devi trovare qualcosa di innovativo proprio che risponda a questa domanda. Dovete provare, perché noi a raccontare possiamo usare le migliori parole del mondo, ma gli odori, la sensazione, è un'esperienza che va provata. Sì. Sia Martucci come tutte le altre pizzerie, per capire bene l'essenza. Francesco Martucci si merita di essere il primo classificato, primo nella top mondiale, perché è davvero un qualcosa di unico al mondo. Perciò ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.